non poteva che essere un atelier di un architetto, dell'architetto Luigi Borbone. Vediamo qui infatti l'atelier pieno di specchi, un gioco di specchi, di rimandi e di doppia personalità, è vero Luigi Borbone? Assolutamente sì, perché questa dualità che è sempre stata un po' nel mio percorso, il percorso da architetto messo al servizio degli abiti e quindi di couturier, con uno studio nella ricercatezza dei tagli, della sartorialità degli anni 50, ma rivisitata oggi, quindi contemporaneizzata, in questo spazio totalmente nuovo vicino al Colosseo che profuma di archeologia ma anche di contemporaneità. Quali sono le nuove proposte che tu diciamo vuoi offrire ai tuoi clienti al di là del nuovo posto che è molto suggestivo? Nella collezione invernale ho esattamente studiato la ricercatezza della sartorialità, quindi un ritorno dei tagli, proprio perché comunque noi facciamo alta moda, abiti fatti su misura e quindi è fondamentale riprendere i tagli insegnati dalle nonne degli anni 50, naturalmente tutto ricontemporaneizzato. Soprattutto questo viene visto dal miscuglio di colore che ho fatto. Ho fatto un gioco di colori, il colore dell'arancio, tendenzialmente più verso l'amaranto, con il viola, un viola molto acceso con dei toni anche del blu, bianchi e neri, argento e nero direi, sempre con il gioco delle mie luci, quindi della spazialità, degli Swarovski e delle paillette, e tanto rosso perché comunque è il colore che io prediligo più di tutti. Quindi queste sono anche le tendenze per il Natale, l'ultimo dell'anno. Assolutamente, la collezione in realtà poi è studiata prettamente per questo, per la notte di Capodanno, una notte super brillante, una notte per non rimanere mai distante dal concetto di femminilità e di bellezza e di unicità di quella notte. Si dice tanto di Roma, si dice di Roma come luogo per lanciare talenti, ma c'è ancora questa alta moda? Allora, diciamo che l'alta moda sta soffrendo sicuramente proprio nel contesto italiano. Roma però ne è la massima espressione, lo è sempre stata, ma comunque per il fatto stesso che la città comunque offre una visione d'estetica che è veramente una visione unica. Soprattutto quando io vado all'estero, una cosa fondamentale che io racconto sempre è il mio essere romano, neanche italiano, ma proprio la romanità, perché comunque è un dovere ed è un valore aggiunto quello che noi abbiamo nei confronti della storia che ci ha preceduto e che assolutamente attraverso proprio forse la moda oggi possiamo portare avanti quello stile, quell'eleganza, quell'estetica più che altro che la città ci offre. Quindi c'è speranza? Ma assolutamente, chi si ferma è perduto poi alla fine. Grazie. Grazie. No, sempre.